Beer and Food Attraction 2024, siamo alla Fiera della Birra di Rimini e ci troviamo in compagnia di Gianni Iovine, l'amministratore delegato della Nutis, proprietaria del marchio Caffè Barbaro. Buongiorno Gianni e bentornato. Ciao Fabio, benvenuto a te. Questa è la prima volta che il Beer and Food Attraction nell'ultimo triennio ospita una torrefazione. Come mai siete qui, Gianni? Fabio, come ben sai, siamo partner di Tonino Lamborghini e siamo stati invitati dagli organizzatori. Nell'eventualità volevamo esporre e proporre la nostra bevanda. E logicamente nell'occasione non poteva mancare il nostro core business principale, che è quello del caffè. La macchina che state guardando proprio in questo momento, avete avuto modo di guardare anche in qualche servizio che abbiamo realizzato nelle fiere del 2023, è quella completamente angolata, la chiamiamo così ormai perché è diamantata. È quella di Tonino Lamborghini, una macchina bellissima, forse davvero una delle più belle sul mercato. In effetti il parere delle persone che la guardano è un po' di tutti quell'effetto wow. Cioè la guardano e dicono: ma questa fa il caffè? Sì, è una macchinetta che fa il caffè e c'è un design particolare, un design unico. E quindi ben apprezzata dalle persone che la guardano. Sono tante le persone che abbiamo visto sostavano fino a pochi minuti fa presso il tuo stand, poi abbiamo dovuto dire: signori, toglietevi, dobbiamo fare l'intervista. In realtà in tanti chiedevano informazioni sui vari prodotti di caffè che voi andate a realizzare, che anche in questa occasione avete presentato, ma anche e soprattutto sulle bevande di Tonino Lamborghini. Sì, come ti dicevo prima, c'è l'energy drink a base di taurina e di caffeina, logicamente col nostro caffè, estratto dal nostro caffè, e quindi questa, che è un'edizione, una fiera dedicata proprio al mondo del beverage, è stata, diciamo, proprio un modo per presentare ancora di più il nostro progetto, che abbina il caffè a questa bevanda energetica a base di caffeina. È il primo giorno, ce ne saranno altri due, ma dopo appunto poche ore, come hai potuto giudicare questo pellegrinaggio di tantissime persone che in modo anche un po' timido, se vogliamo, si sono messi a guardare la bevanda, hanno guardato appunto qual è la composizione, vi hanno chiesto informazioni? Fabio, c'è molto interesse, è un mercato in fermento, è un mercato molto interessante, sono venuti soprattutto e principalmente i distributori di bevande, di birre, eccetera eccetera, logicamente tutti operatori e tutte persone interessate un po' al beverage, e quindi il nostro prodotto, come ti dicevo prima, un po' per il marchio, un po' anche per il gusto, anzi forse anche soprattutto per il gusto, apprezzano e vogliono creare progetti e business insieme. Avete presentato qualche altra novità oltre a quelle legate al brand Tonino Lamborghini? Fabio, in realtà no, perché ci siamo concentrati in modo particolare nell'ultimo periodo ad ottimizzare un po' già quello che avevamo, e come ben sai è tanta roba, e in questo momento siamo in una fase di ottimizzazione e in realtà vogliamo strutturare e migliorare la rete vendita, tant'è vero che tra qualche mese verrà nominato il nuovo direttore commerciale
con una rete vendita dedicata, e quindi le risorse mentali e temporali in questo momento le stiamo dedicando a questa parte dell'azienda. E noi avremo modo di parlarne ulteriormente, presentando magari proprio le ultimissime novità in uscita nei prossimi 3-4 mesi, nel prossimo evento che è l'evento di richiamo per la distribuzione automatica, il caffè, le cialde e le capsule, Venditalia 2024. Sì, in quell'occasione partiamo con la produzione e la messa in commercio della capsula compatibile Vertuo, quindi sarà un modo proprio per raccogliere un po' di ordini e per iniziare la distribuzione di questo nuovo prodotto. Bene, e allora noi con il sole che finalmente ci sta illuminando dopo una giornata un po' cupa dove faceva capolino, finalmente chiudiamo questo piccolo intervento. Gianni, grazie molto per il tuo contributo. Grazie sempre a te Fabio, grazie mille.